Buongiorno a tutti, grazie di essere collegati a questa conferenza stampa, spero che mi si sentiate bene. Se chi, Marco Esposito, per esempio, mi fai un cenno, mi senti? Perfetto, grande. Allora, grazie a tutti di essere qui, io sono Davide Colombo, ufficio stampa Istat, una veloce presentazione, abbiamo voluto questa conferenza stampa questa mattina per presentare questo FOS statistico che è interessante come modo di vedere, sfogliandolo, dà un punto, un quadro informativo sulle politiche di coesione in tre cicli di programmazione 2006-2007-2013-2014-2020, un periodo lungo. L'Unione Europea ha cambiato fisionomia in questi anni, in particolare nel primo dei tre cicli. Nel 2004 sono entrati 10 paesi dell'Unione, nel 2020 è uscito uno. L'analisi che prova a fissare gli effetti della coesione hanno determinato su appunto quella che doveva essere l'obiettivo, cioè l'avvicinamento per una serie di standard. Centrale delle statistiche ambientali e collega Massimo Armenite, medesimo servizio che colleghi di questa qualche mese fa ricorderete questa direzione centrale, questo servizio ha prodotto un'altra interessante statistica sui anni, potete trovarla, ne facciamo riferimento anche in questo focus, e la lettura integrata di questi due lavori offre effettivamente un quadro piuttosto significativo su quelli che sono i risultati raggiunti fino a qui con questi cicli di policy. La prospettiva del PNRR, come dire, fa riflettere molto su come è andata veramente per ora, i primi vent'anni della moneta unica e delle politiche di coesione, e che prospettive si chiudono. Io do la parola subito a Sandro Cuzzani, che ci introduce e poi sentiamo i contenuti del forum. Naturalmente chi è in collegamento in ogni momento basta che alza la mano e noi raccogliamo volentieri la domanda. Prego Sandro. Sì, grazie Davide. Questo lavoro che noi presentiamo oggi sarà Massimo tra poco, diciamo entra in un ciclo, come diceva anche Davide, un ciclo di prodotti che guardano al territorio e guardano soprattutto alla troppo parità di sviluppo su vari fronti tra le regioni italiane, e appunto citava appunto questo lavoro che abbiamo fatto pochi mesi fa sui divari territoriali, misurandoli attraverso 10 indicatori che rappresentano sostanzialmente 10 obiettivi del PNRR, e tra questo ovviamente c'è l'istruzione, il lavoro, l'emigrazione, le dotazioni infrastrutturali e i servizi sanitari, e fa anche il paio con un altro lavoro che abbiamo fatto invece all'inizio dell'anno, con un approfondimento su temi economici, demografici e ambientali, ma che ha riguardato la dimensione delle 14 città metropolitane presenti in Italia. Quindi questo era il completamento, insomma, il completamento di un primo ciclo di approfondimenti sui temi del territorio e sui temi appunto del divario. In questo caso ci stiamo concentrando sulle politiche di coesione comunitarie, che ovviamente nelle policy europee hanno una rilevanza notevole, come ci dirà tra poco Massimo, insomma, se non ricordo male valgono circa 330 miliardi di euro nell'ultimo ciclo di programmazione, quindi un impegno molto importante. Noi come Istat abbiamo seguito sempre le fasi di contrattazione di questi cicli di programmazione, quindi sostenevamo il Ministero caso attuale delle politiche di coesione, precedentemente c'era il Dipartimento delle politiche di coesione. Supportando questo tutte le fasi di negoziato, le fasi complesse di negoziato a livello europeo,
abbiamo acquisito tutta una serie di informazioni e di dati che siamo riusciti, diciamo, in qualche modo a mettere a terra e illustrare anche da queste e da questi dati che cosa ha fatto negli ultimi 3 cicli di programmazione la politica di coesione comunitaria. Obiettivo di questo lavoro però non è dare valutazioni di merito, ma semplicemente di fornire una serie di fotografie che illustrano lo stato delle, in particolare con un particolare focus sulle regioni così in via di in ritardo di sviluppo, che sono sostanzialmente il nostro mezzogiorno d'Italia, e quindi a misurare attraverso l'andamento del PIL che cosa è successo sui risultati della politica comunitaria, che ricordiamo ha come obiettivo la convergenza, cioè tendenzialmente questa politica vuole ottenere la minore disparità possibile tra tutte le 274 regioni che compongono l'Unione Europea nella conformazione attuale. Anticipo semplicemente un primo risultato che poi verrà dettagliato meglio da ovviamente da Massimo, è che in questi ultimi 3 cicli di programmazione, ma potremmo estenderli anche agli ultimi 5, per le regioni del Mezzogiorno non c'è stata convergenza, o comunque convergenza assai debole, cosa che invece non ha riguardato altri paesi dell'Unione Europea. Non possiamo fare ovviamente e non vogliamo entrare nei meriti e dare giudizi di merito, perché tra l'altro non avremmo bisogno di fare delle analisi fattuali e domandarci cosa sarebbe successo per le regioni in ritardo di sviluppo, quindi le regioni del Mezzogiorno, in assenza anche di questi aiuti. Questa è ovviamente una domanda assai complessa, c'è una letteratura molto complicata e forse che va anche al di fuori del nostro mandato istituzionale. Noi mettiamo a disposizione queste analisi per chi fa policy e chi vuole approfondire ovviamente questi temi. I dati sono tanti c'è una grossa capacità di analisi, e tra l'altro vedrete anche che ci sono anche delle simulazioni sul futuro. Affronteremo quelle classiche situazioni in cui diciamo che cosa succederebbe se, facendo una serie di ipotesi di crescita, e quindi dare anche delle indicazioni per chi volesse approfondire l'argomento. Io mi taccio perché credo che l'introduzione sia stata anche troppo lunga, e lascerei la parola a Massimo che ci illustrerà insomma in maniera dettagliata il contenuto di questa statistica. Grazie. Grazie. Buongiorno a tutti, io sono Massimo grazie al direttore Colombo e al direttore Ani per l'introduzione. Questa statistica focus è frutto di un lavoro collettivo all'interno della direzione del dottor Cruciani. In particolare ringrazio i colleghi che sono qui presenti in sala stampa, il dottor Tuano, il dottor De Iaco e la dottoressa Luciani. Condivido schermo. Come anticipato dal dottor Cruciani, la disponibilità di dati territoriali oggi ci permette di fare un'analisi di medio-lungo periodo sugli ultimi 20, quindi sugli ultimi 21 anni. E quindi ci permette di poter osservare se vi è stata o meno un processo di convergenza economico fra le regioni all'interno dell'Unione Europea. Perché vogliamo osservare questo processo? Perché è questo la principale finalità delle politiche di.
Quindi l'obiettivo di questa statistica focus, come anticipato dal dottor Cucciani, non è il valutare l'efficacia o meno delle politiche di coesione, ma fotografare la finalità, l'obiettivo della politica di coesione. Quindi se vi è stata o meno una convergenza, un processo quindi di riduzione delle disparità territoriali all'interno dell'Unione Europea. Farò ciò mostrandovi velocemente quali sono le popolazioni coinvolte dalle politiche di coesione, quindi di che percentuali parliamo, quali paesi sono coinvolte queste popolazioni, e cercheremo di osservare quindi se si è realizzato o meno un processo di convergenza. Vedremo come questo processo in realtà è parziale o completamente incompleto. E, in particolare per le regioni italiane, dove non vi è stata una convergenza, quindi non vi è stata una riduzione delle disparità territoriali, e poi ci concentreremo su quali sono state le determinanti della mancata convergenza italiana. E, infine, illustrerò alcuni scenari alla luce delle tendenze demografiche in atto. Quindi quello che un breve passo indietro, quindi sull'Unione Europea, come ben sapete, l'Unione Europea nel corso della sua storia ha cambiato più volte la sua geografia, nuovi paesi vi hanno aderito, e nell'ultimo periodo anche un paese, la Gran Bretagna, ne ha deciso di uscirne, e si parla già in futuro di nuove possibili adesioni. Si è letto sui giornali dell'Ucraina o della Moldavia stessa, e quindi cioè, è una geografia che è mutata nel corso del tempo. Ed è mutata anche internamente ai singoli stati membri, perché sono mutati anche molto spesso dei confini amministrativi all'interno delle singole regioni. E, ciò che non è però cambiato all'interno dell'Unione Europea nel corso di tutti questi anni è la rilevanza della politica di coesione. Essa continua a rimanere la principale politica di investimento dell'Unione Europea. Il suo obiettivo è appunto quello di ridurre il divario di sviluppo fra le regioni. Come vedete nei vari cartogrammi, in rosso vi sono le regioni considerate economicamente meno avanzate, quindi quelle regioni più bisognose di risorse finanziarie, in quanto appunto territori rimasti indietro rispetto alla crescita dell'UE. E vedete come nel corso degli anni è stato anche in questo caso un cambiamento delle regioni in rosso. Quindi, come detto, l'Unione Europea ha fra i principali obiettivi quello di ridurre il divario tra i livelli di sviluppo, e l'importanza di questa politica è determinata anche dal fatto che rappresenta quasi un terzo delle risorse stanziate dal bilancio comunitario, e 40 miliardi oltre 40 miliardi sono destinati al nostro paese, e queste risorse sono assegnate da sempre seguendo per lo più il peso preponderante di un indicatore, il PIL pro capite. Quindi diventa importante osservare l'andamento del PIL pro capite, perché in base alla distanza del PIL pro capite dalla media dell'Unione Europea, le regioni sono classificate in categorie differenti. E quindi a seconda della categoria, delle differenti categorie, siano esse regioni meno sviluppate, quando hanno un PIL pro capite inferiore al 75%, o siano esse regioni in transizione, qualora il PIL pro capite sia compreso tra 75 e 100, o regioni economicamente avanzate, più sviluppate, qualora il PIL pro capite sia superiore al 100% della media UE, sono assegnate le risorse comunitarie. E ovviamente tutte le regioni hanno benefici dalla politica di coesione, siano esse economicamente avanzate o meno, ma le maggiori beneficiarie appunto della politica di coesione, date le sue finalità, sono le regioni economicamente meno avanzate, le meno sviluppate, quindi quelle con un PIL pro capite inferiore al 75%. Sono a queste regioni che sono destinati tra il 70 e l'80%
delle risorse delle politiche di coesione. Quindi vi dicevo che tutte le regioni sono coinvolte dalla politica di coesione, ma in particolare gran parte delle risorse finanziarie sono destinate alle regioni meno sviluppate. Come potete vedere da questa tabella, gli stati membri che hanno beneficiato maggiormente degli investimenti attuati dalle politiche di coesione nel corso del tempo sono stati la Polonia, l'Italia, la Spagna e la Romania. In questi paesi vi è la percentuale maggiore di popolazione appunto interessata che rientra in quella categoria di regioni con un PIL pro capite inferiore al 75% di quello medio dell'UE. È interessante osservare questa tabella perché si vede come la quota di popolazione coinvolta è variata nel corso dei vari cicli di programmazione. In basso, nella linea rossa, vedete la popolazione coinvolta dell'Unione Europea, che passa dal 36,8% al 28% nell'ultimo ciclo di programmazione. Ed è altrettanto interessante, osservando questo grafico, questa tabella qui, vedere come in realtà sono ben pochi gli stati membri che hanno aumentato la popolazione coinvolta principalmente dalle politiche di coesione, quindi la popolazione delle regioni meno sviluppate, e purtroppo l'Italia rientra fra i due paesi che hanno visto aumentare la loro popolazione. E il 32% della popolazione italiana rientra nelle categorie delle regioni meno sviluppate nel ciclo 2021-2020. Emerge anche da questa tavola abbastanza nitidamente quindi come vi siano state delle divergenze in termini di dinamiche, che è possibile osservare ancor meglio da questo grafico. E qui abbiamo la popolazione delle regioni meno sviluppate dagli stati membri, ed è interessante osservare come più o meno quello che vi accennavo in precedenza, dove più o meno ovunque vi è stata una riduzione della popolazione coinvolta, cosa che invece non è accaduta in Italia, dove sostanzialmente è rimasta stabile ed anzi vi è stato un aumento del territorio coinvolto. E quindi possiamo affermare che vi è stata una convergenza attraverso il grafico precedente, non lo possiamo osservare, non lo possiamo dire con certezza. Invece ciò che possiamo affermare è attraverso questo grafico che un processo di convergenza vi è stato, ma vi è stato soltanto per alcuni territori. Questo grafico sembra un po' confusionario, ma è abbastanza semplice di lettura, ve lo spiego. Ciascun punto rappresenta una delle 242 regioni dell'attuale UE26. E sull'asse delle X, quindi muovendoci da sinistra verso destra, noi misuriamo per ciascuna di queste 242 regioni il livello di ricchezza misurato in termini di PIL pro capite di ciascuna regione nel 2000. E invece, spostandoci dal basso verso l'alto, misuriamo la capacità di ciascuna di queste 242 regioni di crescere in termini di PIL pro capite. Spostandoci da sinistra verso destra, diciamo quanto era ricca nel 2000 una regione, e spostandoci invece dal basso verso l'alto possiamo osservare quanto è stata capace di crescere, che tasso di crescita medio annuo questa regione in termini di PIL pro capite ha realizzato tra il 2021 e il 2000. Gli assi invece ci danno un'informazione sulla media sul dato medio dell'Unione Europea, dell'UE 20. Quindi l'asse delle ascisse ci dice qual era il livello di ricchezza medio dell'UE 27 nel 2000, e invece l'asse delle ordinate, l'asse delle Y, la linea verticale, invece ci dà l'informazione la linea verticale ci dà l'informazione sul livello di PIL pro capite nel 2000, invece l'asse orizzontale ci dà l'informazione sul tasso di crescita medio annuo che l'UE 27 ha osservato. Per cui tutto ciò che si trova al di sopra della linea orizzontale
sono le regioni che sono cresciute, che sono state capaci di crescere a dei tassi superiori rispetto alla media del 2,26. Tutto ciò che si trova a destra invece dell'asse verticale, ci dice quali sono le regioni che sono state, che erano più ricche rispetto alla media dell'UE26. Quindi in una situazione ipotetica di convergenza avremmo dovuto avere tutte le regioni si trovino nel quadrante in alto a sinistra e nel quadrante in basso a destra. Invece, vedete dai puntini che emergono da questo grafico, non avviene ciò. Ci sono alcune regioni che si trovano in quel quadrante in alto a destra, che ho definito come regioni in convergenza, e che sono appunto quelle che erano più povere nel 2000, ma che sono state contemporaneamente capaci di crescere a ritmi superiori rispetto alla media del 2,26. Quindi sono regioni che hanno avviato un processo di convergenza, di riduzione delle disparità territoriali, si sono avvicinate, diciamo, alla media UE26. Nelle invece in alto a destra invece troviamo un quadrante in cui ho definito come delle regioni superstar. Vi sono i punti che rappresentano le regioni che invece erano più ricche, già economicamente più avanzate rispetto alla media dell'UE27, e che sono in contemporanea state capaci anche di crescere più della media dell'UE27. Per questo le ho definite regioni superstar. Le si trovano come vedete, in Danimarca, ma anche in alcune regioni di solito nelle capitali dell'est Europa, oltre a Lussemburgo, Olanda e in Germania. E infine, in basso invece troviamo a destra le regioni economicamente mature, quelle che ho definito regioni avanzate mature, sono quelle regioni che avevano un livello di ricchezza misurato in termini di PIL pro capite superiore rispetto alla media dell'UE27, ma che invece non sono state capaci di crescere a livelli simili. E qui troviamo le regioni italiane, quei puntini rossi del nord Italia, e invece nell'ultimo quadrante, quello che ho definito regioni in trappola dello sviluppo in basso a sinistra, troviamo le regioni invece che erano comunque più economicamente più meno avanzate, quindi più povere, tra virgolette, rispetto alla media dell'UE27, e che sono stati anche incapaci di crescere a ritmi simili a quelli medi dell'Unione Europea. E qui purtroppo vi ritroviamo le regioni del Mezzogiorno, tutte le regioni del Mezzogiorno, ma anche alcune regioni della Spagna, alcune regioni della Grecia, quasi tutte le regioni della Grecia e qualche regione francese e del Portogallo. E quindi, cosa questo grafico ci dice? Ci dice che un processo di avvicinamento sembrerebbe essersi parzialmente realizzato in Europa, nell'attuale UE27, ma che ha riguardato per lo più i territori dell'est Europa, perché sono quelli che sono stati capaci di crescere a ritmi superiori rispetto alla media UE27. Questo grafico lo possiamo anche vedere in una tabella, in questa tabella che vi sto mostrando, in cui le quattro categorie che abbiamo costituito le osserviamo in termini di popolazione per ciascuno Stato membro. Si vede quello che dicevamo prima, per cui nell'est Europa, per le regioni dell'est Europa, troviamo che una percentuale importante di regioni convergenti. Ed invece non vi troviamo nessuna regione convergente dell'Italia, della Spagna o della Grecia. E, invece una buona parte della popolazione di questi territori, il 72% della popolazione portoghese, il 61% della popolazione greca, il 49% della popolazione spagnola e poco meno di un terzo della popolazione italiana, invece lo ritroviamo in quella categoria che ho definito come trappola dello sviluppo. Osservando questo grafico emerge, questa tabella emerge anche come vedete, vi ho segnato in zero con dei cerchietti alcuni zero, ed è interessante osservare come in realtà i sistemi economici regionali dell'Europa mediterranea
ed in particolare quindi dell'Italia, non sono stati capaci negli ultimi 20 anni di produrre né regioni superstars né regioni convergenti. Quindi il, cosa che invece appunto altri altre zone, altri paesi sono stati capaci. Andiamo ora ad osservare meglio la mancata convergenza delle regioni italiane. E qui innanzitutto definiamole quali sono queste regioni italiane che hanno un PIL pro capite inferiore al 75% della media UE, sono sostanzialmente rimaste più o meno stabili nel corso del tempo. C'è uno zoccolo duro composto da Campania, Puglia, Calabria e Sicilia, che sono rimaste sempre all'interno di questa categoria, e a cui si aggiungono il Molise, la Sardegna e in parte la Basilicata nei vari cicli. Però è un blocco che è rimasto sostanzialmente immutato nel corso del tempo, e come si vede anche dal dato sulla popolazione. Quindi il processo di convergenza delle regioni italiane classificate nella categoria meno sviluppata, che comprende praticamente tutto il mezzogiorno ad eccezione dell'Abruzzo, sembrerebbe non essersi verificato. Scusa Massimo, una seconda domanda per capire anch'io questa grafica. Vuol dire che tra il 14 e il 20 due regioni avevano migliorato, diciamo, il loro PIL pro capite e poi ora sono tornate a essere lontane? Molise e Sardegna, giusto? Sì, il Molise e la Sardegna il Molise aveva un sostegno transitorio, comunque rientravano fra l'obiettivo 1, quelle che allora si chiamavano obiettivo 1, e così come la Sardegna, nel ciclo successivo 2007-2017 non vi rientravano in quella categoria. Sono ritornate nella categoria regioni meno sviluppate, quindi quelle con un PIL pro capite inferiore al 75% della media dell'UE, soltanto nel ciclo 2021-2026. Questo perché in realtà tutte queste regioni sono cresciute ad un ritmo inferiore rispetto alla media UE, e al punto appunto da poter dire che questa è diventata l'area più vasta e popolosa di arretratezza economica dell'Europa occidentale. Come vi accennavo, le regioni economicamente meno avanzate dell'Italia sono cresciute ad un ritmo medio inferiore rispetto alla media dell'UE27, ma in realtà questa è una caratteristica che ha riguardato tutte le regioni italiane. Come si vede da questo grafico, la linea orizzontale rappresenta il tasso di crescita medio annuo del PIL pro capite in parità di potere d'acquisto per dell'UE27, e come si vede tutte le regioni italiane si trovano al di sotto di quel dato. Il tasso di crescita medio annuo dell'Italia è stato 1,45 e 2,73 invece quello medio UE dell'UE27, e nessuna quindi regione è stata capace di avvicinarsi a quei ritmi di sviluppo, questo ha contraddistinto un po' tutte le regioni, sia quelle economicamente meno avanzate che quelle più... ed anche andando ad osservare magari il quesito che ci si può porre guardando questo grafico qui è: vabbè, ma magari nel primo ciclo alcune regioni sono andate meglio o rispetto al secondo, e quindi c'è stato un andamento un po' più altalenante, un po' più simile a quello che ad esempio è accaduto in Spagna, in cui le regioni sono state capaci di crescere molto nel primo ciclo di programmazione, quello del 2000-2006, e poi invece sono andate peggiorando. Ed invece quello che la tavola che vi sto mostrando adesso ci dice è che in realtà non in tutti i cicli le regioni italiane sono cresciute meno del tasso di crescita medio annuo del PIL pro capite europeo. E quindi c'è stato questo progressivo allontanamento rispetto al reddito medio europeo, misurato in termini di PIL pro capite, e al punto che se andassimo a provare a stilare una classifica di quali sono le regioni economicamente più avanzate in termini di PIL pro capite nel 2000, di quali erano nel 2000, nel ciclo 2000-2006, vi troveremmo ben 5 regioni italiane tra le prime 25 delle attuali regioni dell'UE27.
quindi 5 regioni italiane rispetto alle 242 regioni del 2027 erano tra le prime 25. Quindi immaginatevi una classifica, ne troviamo 5 di regioni italiane: Bolzano, Lombardia, Trento, Valle d'Aosta e Lazio. Se andiamo ad osservare questa classifica nel 2021, invece, non vi ritroviamo più nessuna regione se non la provincia autonoma di Bolzano. Quindi, da 5 regioni, per i primi 25 posti, si è passati a una regione, Bolzano, tra le prime 25, nelle prime 25 posizioni. E un po' tutte le regioni hanno perso posizioni, considerevole in particolare la perdita di posizioni dell'Umbria, che ha perso 60 posti, del Lazio, del Piemonte, della Liguria, della Toscana, del Molise, che perdono quasi ciascuno 40 posizioni. E altrettanto grave, e andando ad osservare le regioni economicamente meno avanzate dell'Italia, è il fatto che mentre nel ciclo 2000-2006 non vi era nessuna regione italiana tra le ultime 50, nel 2021 vi ritroviamo qua ben 4 regioni, la Puglia, la Campania, la Sicilia e la Calabria, fra le ultime 50 d'Europa in termini di PIL pro capite. Però, ho cercato anche di osservare di trovare qualcosa di positivo in questa analisi, e qualche sprazzo di luce si intravede. Però, cioè, se osserviamo il periodo post-Covid, insomma, il 2021-2019, e quell'ultima colonna che ho evidenziato, si vedono in rosa e cerchiati i dati di alcune regioni, la Lombardia, la Basilicata e la Puglia, che sono stati capaci di avere dei tassi di crescita superiori rispetto alla media del 2027. Ancora più benaugurante questa informazione, dato il fatto che l'Italia nel 2022 è stata capace appunto di avere un PIL pro capite superiore rispetto al dato medio del 2027, quindi possibile che insomma questo sprazzo di luce in realtà sia possa essere un po' più interessante da osservare. E rimane però il fatto che se osserviamo in un'analisi di medio-lungo periodo i dati riguardanti la capacità di convergere delle regioni italiane, in particolare quelle economicamente meno avanzate, il quadro è abbastanza negativo, queste non hanno ridotto il loro livello di parità rispetto alla media del 2020. È interessante quindi poter capire però quali sono stati i fattori, le determinanti che hanno contribuito maggiormente a questa mancata convergenza delle regioni italiane, cioè quel differente tasso di crescita, il differente reddito pro capite dell'Italia rispetto delle regioni economicamente meno avanzate dell'Italia rispetto a quello medio europeo, da che cosa è determinato? E qui diventa utile poter fare ad esempio questa scomposizione del PIL pro capite in tre componenti. È una semplice identità contabile in cui che scompone il PIL pro capite in tasso di occupazione, quindi quella componente con il numero 1, in produttività del lavoro, misurato in termini di PIL per occupato, la componente numero 2, e una terza componente invece che è una sorta di struttura, ci dà un'informazione su una struttura demografica, cioè quanta parte di popolazione è in età lavorativa. Ciascuna di queste componenti contribuisce appunto a determinare il PIL pro capite. Quindi può essere interessante osservare queste singole componenti per capire dove pecchiamo maggiormente e quale sia stato il deficit maggiore da parte delle nostre regioni. Quindi vediamo il primo driver, la prima determinante è quella del tasso di occupazione. E qui è interessante vedere ad esempio il grafico a destra, come il tasso di occupazione delle regioni meno sviluppate in Italia è stato, con la linea verde in basso, è stato abbastanza altalenante nel corso degli ultimi anni, ma sostanzialmente è rimasto
ben al di sotto del livello medio italiano, ma abbondantemente al di sotto del livello medio europeo. Se nel 2000 questa differenza tra le due linee, tra la media dell'UE27 e le regioni meno sviluppate, era di 17 punti percentuali, il gap alla fine nel 2021 è diventato di oltre 23 punti percentuali. Quindi ha una sostanziale stabilità del tasso di occupazione delle regioni meno sviluppate italiane in questo ventennio. Fa da contraltare invece un tasso di occupazione piuttosto dinamico nell'UE27 che invece è cresciuto. Si pensi che mentre nel primo ciclo di programmazione erano diverse le regioni italiane con un tasso di occupazione superiore alla media dell'UE27, lo si può osservare dalla tabella a sinistra della prima colonna, vi erano diverse, se non ricordo male, erano 9 le regioni italiane con un tasso di occupazione superiore alla media UE27, e nel 2021 solo Bolzano ed Emilia-Romagna presentano valori superiori all'UE27. Quindi è questo crescente gap in termini di tasso di occupazione ha riguardato in particolar modo le regioni meno sviluppate, però anche qui vi ritroviamo è un fenomeno che insomma riguarda anche il resto del il secondo driver invece il secondo driver riguarda la produttività del lavoro, ed anche in questo caso il grafico a destra ci permette di osservare come la dinamica della produttività del lavoro sia stata abbastanza differente tra le regioni meno sviluppate italiane e l'UE27. L'andamento delle regioni meno sviluppate italiane ha seguito la dinamica italiana, ma è stata di gran lunga meno performante rispetto a quella dell'UE20. E il terzo driver invece riguarda la struttura demografica. La struttura demografica si muove con, quindi la quota parte di popolazione che in età lavorativa si muove con maggiore lentezza così come si muove con maggiore lentezza è più difficile da modificare per cui ci segnala questa come ci sia un lento declino di questa percentuale di popolazione. Questa riduzione riguarda sia le regioni meno sviluppate che l'Italia, che l'UE20 è piuttosto generalizzata. Mettendo insieme questi tre grafici emerge come il ruolo preponderante nell'accrescere il divario tra il PIL pro capite italiano e quello europeo, il pro capite delle regioni meno sviluppate italiane e quello europeo, sia adducibile al tasso di occupazione. E questo in tutti i cicli osservati, e per cui è il, diciamo, se volessimo segnalare un intervento di policy per ridurre questo divario, bisognerebbe agire sul tasso di occupazione. La produttività del lavoro, invece, che inizialmente contribuiva invece a ridurre il divario fra il pro capite, è andata invece anch'essa peggiorando ed anch'essa invece contribuisce negativamente ma in misura comunque notevolmente minore rispetto al tasso di occupazione ad allargare il e non so se ho tempo per solo per capire se magari ci sono delle domande. Come avete visto nella formula che ha fatto vedere prima Massimo, le determinanti sono appunto il tasso di occupazione, la produttività e la demografia in qualche modo. L'altra caratteristica che abbiamo visto interessante è in questi tre cicli di policy un paio di regioni a un certo punto della loro storia avevano ridotto, erano uscite da, diciamo, una posizione di divergenza rispetto agli obiettivi medi europei e poi invece purtroppo hanno perso quella posizione. L'altro aspetto forse interessante che vorrei fare notare è che c'è in campo un ulteriore attuale ciclo di policy 21-27 che mette in campo per l'Italia 40 miliardi di risorse, sono risorse naturalmente che si aggiungono a quelle che si parla tutti i
giorni, cioè il PNRR, i famosi 190 miliardi del PNRR più i 30 miliardi. Questi 40 miliardi sono una risorsa su cui contare. Nelle simulazioni, nelle riflessioni che c'è adesso Massimo, appunto c'è un ceteris paribus, diciamo che l'obiettivo è o puntare sulla maggiore occupazione o puntare sulla maggiore produttività, ma c'è anche un rischio demografico, nel senso che qui ci sono, se non ho capito male Sandro, c'è qualche regione che dal punto di vista della sua demografia rischia. No? Sì. La demografia, il declino demografico dell'Italia avrà un effetto sul PIL pro capite, e qui proviamo a fare questo esercizio di una simulazione in cui ci diciamo, ma se tutto rimanesse uguale e con l'attuale trend demografico, cosa accadrebbe al PIL pro capite? E qui si evince come nel 2030, praticamente dopodomani, tra 7 anni, è un tempo brevissimo, e avremmo un effetto, se tutto rimanesse uguale, dovuto al declino demografico su diverse regioni. Ad esempio l'Abruzzo rischierebbe di rientrare fra le categorie, tra le regioni, nella categoria regioni meno sviluppate. Tre regioni, la Liguria, la Toscana e il Piemonte, ridurrebbero il loro PIL pro capite avrebbero un PIL pro capite meno inferiore al 100%, e quindi entrerebbero nella categoria regione in transizione, e così come anche lo stesso Lazio rischierebbe un declassamento da regione economicamente avanzata a categoria di regioni in transizione. E soprattutto il divario per le regioni invece meno sviluppate italiane, vedete quelle in basso a destra, si amplierebbe ancora di più, semplicemente perché appunto c'è questo declino demografico. Da qui la definizione che hai usato prima di trappola dello sviluppo, nel senso che queste 5 regioni tendenzialmente anche per la demografia purtroppo rischiano di restare in quella posizione. Sì, anche se poi nasce quella definizione da una letteratura che individua in queste regioni con un reddito basso ma non talmente basso, come regioni incapaci di superare di avviarsi verso un processo di convergenza. Però l'effetto declino demografico agisce notevolmente su queste regioni, lo vedevamo anche su un attimo il grafico a destra, lì c'è la variazione della percentuale della popolazione del 2030, si vede chiaramente come nelle regioni meno sviluppate italiane nel 2030, che tra soli 7 anni avremo quasi meno 5% di popolazione, soprattutto avremo una riduzione prevista, una riduzione del 10%, poco meno del 10% della popolazione in età lavorativa. E in Molise, in Sardegna, in Calabria, in Basilicata, in Sicilia, queste sono le stesse che vediamo potrebbero perdere in termini di reddito, di PIL pro capite, avere delle difficoltà maggiori, sono le regioni che perderanno ben oltre il 10%, parliamo di cifre. Perfetto, grazie Massimo. Forse c'è la parte di scenario. Sì, e il passo successivo è quindi il tentativo che abbiamo fatto è dire: ok, ma dato questo declino demografico, cosa possiamo fare? Visto che le componenti del PIL pro capite che abbiamo studiato sono 3, proviamo ad agire sulle altre e vediamo che cosa accade. E quindi il quesito che ci siamo posti è: ma se avessimo un tasso di occupazione simile a quello dell'UE, cosa accadrebbe al nostro PIL pro capite? Vabbè, avremo tutta un'altra storia da raccontare. Nessuna regione praticamente rientrerebbe più nella categoria delle regioni meno sviluppate, tutte quindi convergerebbero, ci sarebbe una reale convergenza, il Piemonte e la Toscana resterebbero nelle regioni più sviluppate, e addirittura la Basilicata e la Campania potrebbero ambire a diventare regioni più economicamente più avanzate. Quindi agendo sul tasso di occupazione si può pensare di avviare un reale convergenza. Io credo che abbiamo fatto un quadro piuttosto efficace, e dato il contesto, diciamo, di attenzione ossessiva sulla capacità di utilizzare le risorse europee legate al PNRR, questo è uno scenario invece di
risorse di programmazione di politica di coesione, anche appunto immaginando di intercettarle e di utilizzarle tutte quelle risorse, abbiamo visto che ci sono dei fattori strutturali, a partire da quello di popolazione, prospettive che forse rendono veramente, come dire, complicato il percorso di queste nostre 7 regioni. No, diciamo che c'è un certo rischio, ecco, quindi quello che emerge da questa analisi approfondita è che esiste veramente un rischio elevato per l'Italia dal punto di vista della convergenza, ma anche l'aumento dei divari anche interni, stati poi le doppie e le triple velocità di crescita, ma è una certezza nel nostro paese. La cosa importante è che, e credo che si bisogna aspettarla fino alla fine, è che l'aumento della base occupazionale, ad esempio la base occupazionale femminile, che è particolarmente carente nel Mezzogiorno, potrebbe essere il driver su cui orientare tutte le risorse disponibili. Adesso è chiaro che non è nostro compito dare indicazioni di policy, però dire che gli effetti di queste risorse, questi 40 miliardi, se orientate sull'aumento della base lavorativa, della base occupazionale, ovviamente otterremmo dei risultati sicuramente positivi dal punto di vista, magari non arriveremo ai livelli, l'ipotesi di collocarsi a livelli della media UE 27 per le tasse di occupazione forse è un'ipotesi estrema, ma sicuramente miglioreremo, come abbiamo visto da tutti i grafici che ci ha fatto vedere Massimo, aumenteremo e sicuramente miglioreremo la posizione relativa delle regioni del Mezzogiorno. La cosa un po', tra virgolette, ambigua è che il paradosso è che il mantenere più ampia, stiamo parlando di quasi 20 milioni di abitanti, la base cui vertono le politiche di coesione, la riduzione dei territori determinerebbe anche una diminuzione conseguenziale di risorse che vengono qui dal nostro paese. Quindi c'è un po' questo, no, doubt test, però credo che l'indicazione dovrebbe essere cercare di ridurre la quantità di popolazione di regioni. Ecco, non sta a noi porre enfasi su alcuni aspetti, però diciamo che il fatto che nel suo insieme stiamo parlando dell'area più vasta e popolosa di arretratezza economica dell'Europa occidentale, alla fine di questi cicli, di policy di coesione, tenendo conto che in questo percorso, come dicevo all'inizio, prendo stampa, sono entrati 10 paesi nell'Unione Europea, quindi se si può dire, la media si era anche abbassata. Allora, in questo percorso, con una media, diciamo, di PIL pro capite, diciamo, un indicatore che si era abbassato per effetto dell'ingresso nell'Unione Europea di 10 paesi in ritardo di sviluppo, in molti casi, il fatto che ancora l'area più vasta e popolosa dell'Unione in questo momento si è intercettata dalle nostre 7 regioni del Mezzogiorno, fa riflettere sulla capacità effettiva, la difficoltà effettiva di intercettare una traiettoria di sviluppo. Se volete fare domande, credo sia il momento giusto. Chi è in collegamento, vedo anche due colleghe che sono arrivate, c'è la Rosaria Amato. Prego, Rosaria, se vuoi fare una domanda. Di tempo fa addirittura mi era capitato uno studio, ora non ricordo se era Banca d'Italia, che diceva che finite le politiche di coesione la regione che era uscita addirittura era anche migliorata, cioè nel senso che quasi come se i fondi di coesione fossero dannosi. Ecco, si può fare un'ipotesi, se non ci fossero stati questi fondi sarebbe andato nello stesso modo, sarebbe andato meglio, sarebbe andato peggio, cioè questi soldi sono stati spesi male e non sono stati, cioè, perché hanno portato a queste conseguenze? Se ci sono altre domande, se no rispondiamo anche a una.
Per fare domande da remoto basta alzare la mano, naturalmente noi siamo qua. Sandro, vuoi rispondere tu? Ma è quello che dicevo io prima all'inizio, che lei non era ancora arrivata, però è chiaro che è la cosiddetta analisi controfattuale, che è una cosa abbastanza complicata da fare. È probabile che questi, diciamo, 40 miliardi di risorse, almeno nell'ultimo ciclo, poi più o meno sono stabili queste risorse anche nei cicli precedenti, determinano una grossa quantità di risorse che hanno dato al Mezzogiorno. Ora, cosa sarebbe successo in assenza di queste risorse? È difficile dirlo. Sono degli studi, la cosa va un po' fuori dal nostro mandato, però comunque ci sono degli studi significativi al riguardo che ci dicono che probabilmente la situazione sarebbe peggiorata. Nessuno di questi studi è decisivo, è chiaro, quindi non c'è una verità scritta, perché chiaramente le variabili in gioco sono enormi, no? Lei ha fatto giustamente l'esempio del paradosso di una regione che in assenza di fondi di sostegno è addirittura migliorata, perché intervengono altre condizioni economiche che non hanno niente a fare con sul sostegno europeo. Quindi possono giocare, sono tanti fattori che giocano, quindi è un po' più complicato. Sì, sì, no, sono d'accordissimo con il direttore e aggiungo soltanto che forse non è obiettivo di questa statistica focus studiare l'efficacia delle politiche di coesione, però la cosa interessante è che oggi c'è una disponibilità di dati a livello territoriale tale da poter pensare di effettuare studi sempre più precisi riguardo all'efficacia delle politiche di coesione. C'è questa possibilità, però. Ecco, ovviamente questo è un altro messaggio, cioè la disponibilità di dati, la granularità dei dati disponibili, il livello territoriale, addirittura subcomunale dei dati che sono resi disponibili dall'istituto, chiaramente offre strumenti nuovi. Per esempio all'inizio, noi adesso abbiamo fatto un ragionamento di 20 anni, no? All'inizio di questo lungo ciclo, 20 anni fa, c'era una, come dire, disponibilità di dati, di granularità di dati che non è paragonabile a quella che l'istituto è in grado di mettere a disposizione del decisore pubblico adesso. Per cui è un tipo di analisi, sono quadri informativi che al di là della fotografia che offrono, il metamessaggio è: ci sono i numeri, ci sono i dati per capire bene come mirare le policy, come mirare le risorse sul territorio a livello proprio comunale, e a quel punto, insomma, la storia che si può fare da qui in avanti potrebbe essere una storia di... Io se non... prego. Prego. Allora, era una domanda di Marco Esposito. I fondi europei al sud sono in genere sostitutivi di investimenti ordinari. Avete provato a qualificare questo effetto? C'è stato uno spiazzamento di risorse rispetto alla spesa per investimenti o alla spesa corrente? No, diciamo, a vedere. Un'ultima cosa che volevo proporre, se abbiamo sempre finora parlato delle regioni che hanno la difficoltà, diciamo, di recuperare, no? Ma le 5 regioni che sono uscite dalla top 25, cioè noi avevamo 5 regioni nei 25 migliori, adesso ce ne abbiamo solo una che poi è la provincia autonoma di Bolzano. Quelle 4 che hanno perso quella posizione, che gli è successo? Sì, sono cresciute meno della media, però è anche lì, volendo provare a trovare della proposta di positivo, abbiamo visto come la Lombardia, che era una di quelle 5, in realtà negli ultimi anni è stata capace di crescere più della media, l'U27 è trainata dall'ECO. E quindi, insomma, ci sono parti di territori che stanno già riuscendo a crescere più della media UE. L'obiettivo è riuscire ad allargare questi territori per la regione.
Chiara, diciamo che i risultati del 2022, che sono assolutamente molto positivi, non siamo stati in grado di farli cadere alle singole regioni, perché ancora il dato non è disponibile, però dato che l'Italia è cresciuta molto di più della media europea e soprattutto di alcuni paesi come la Germania e altri, ci aspettiamo che quelle tre regioni che abbiamo indicato come ottima performance nel 2021 diventino magari in più, e magari riusciamo a recuperare anche le famose 25 di cui parlavamo prima. Avevo visto prima alzare la mano, sì, Chiara. Prego. Sono Chiara Munafà dell'ANSA. Io volevo sapere, mentre appunto nell'analisi delle regioni del Mezzogiorno il divario abbiamo visto è imputabile soprattutto al tasso di occupazione, anche per quelle diciamo bocciate dalle prime 50 o dalle prime 25 è una dinamica analoga, cioè che l'occupazione, in particolare l'occupazione femminile, ha il problema, diciamo. Sì, come vi mostravo nel grafico, il tasso di occupazione è in tutte le regioni italiane, ad eccezione di Bolzano e dell'Emilia-Romagna, più basso rispetto al dato medio dell'Unione Europea, quindi comunque un fenomeno generalizzato. È chiaro che agisce in maniera preponderante per lo più per le regioni economicamente meno avanzate. Però è un problema, è un qualcosa che comunque riguarda quasi tutte le regioni italiane, se confrontate con... è certo l'effetto dell'occupazione femminile, che è particolarmente bassa nel sud Italia, adesso non ricordo il dato dell'occupazione femminile nelle regioni del centro-nord, quindi lì non mi avventurerei risposte, però nel sud Italia ci aggiriamo cifre che sono il 25% di occupazione, sono livelli bassissimi, e probabilmente basterebbe innalzare quei livelli per arrivare. Di quanto non lo ricordiamo. Mi ricordo io più o meno a spanne che noi abbiamo un tasso di occupazione femminile che è all'incirca di 20 punti inferiore al tasso di occupazione femminile della Germania e tra i 15 e i 20 punti della media dell'euroarea. Quindi diciamo che il tratto da recuperare è troppo chiaro. Se si recuperasse lì, come diceva prima Sandra, immediatamente tutte queste regioni si ritrovano. Se non ci sono altre domande possiamo fermarci qui, se lo ritenete. Il materiale che abbiamo illustrato, oltre al poco che abbiamo pubblicato, è disponibile, lo diamo ai colleghi che hanno partecipato alla stampa a fare la richiesta. Questo incontro viene registrato e verrà pubblicato sul sito canale YouTube per i colleghi delle agenzie, delle radio e delle televisioni che tenessero di voler dare quindi. Noi ci fermiamo qui, vi ringraziamo, colgo l'occasione per i colleghi che sono con noi in questo momento, faremo poi un annuncio nei prossimi giorni, per dire che tra una settimana, il 20 di giugno, presentiamo il rapporto SD, la sesta edizione. Grazie a tutti, buon lavoro, arrivederci. Grazie.